In questa seconda parte parleremo ancora di Van Gogh e della sua pittura, soffermandoci sull'innovazione stilistica e sulla portata rivoluzionaria del suo pensiero, ma anche sul perché sia tanto amato e metta d'accordo proprio tutti, pubblico e critica, perché la sua stella non ha mai smesso di brillare. Vincent Willem Van Gogh nasce il 30 marzo 1853 a Groot Zundert, un piccolo paesino nel Brabante, nello stesso giorno dell'anno successivo alla nascita di un bambino morto dello stesso nome, un destino tragico già scritto. Ci sono tre aspetti fondamentali che è opportuno evidenziare per poter meglio comprendere il senso della sua arte. Il primo è l'amore per il mondo contadino. Rimarrà sempre in noi qualcosa dei campi e della landa del Brabante, scriverà il pittore nelle lettere al fratello Theo. Il secondo riguarda le donne, l'impossibilità di riuscire a farsi una famiglia. Il terzo riguarda la religione. La famiglia è protestante e lo vorrebbe predicatore. Lo stesso Vincent si convince di dover portare avanti il suo percorso di fede. A ben vedere, tutti questi aspetti risultano intimamente e indissolubilmente connessi fra loro. La vita non è una linea retta, bensì un cerchio. Così osservava Van Gogh. In questo approfondimento torneremo a parlare dei quadri col giardino recintato e del capolavoro della notte stellata visti nella prima parte, ma lo faremo con maggiore consapevolezza e prendendo in considerazione il pensiero critico di Giulio Carlo Argan. La solitudine è il primo elemento da prendere in considerazione. Nella sua esperienza londinese, Van Gogh si innamora di Eugene Lawyer, la figlia della sua padrona di casa, Ursula. Il pittore chiede alla donna di sposarlo, ma questa rifiuta, gettandolo nello sconforto. L'altra costante è l'ombra del fallimento, il rifiuto delle donne, del mondo religioso e di quello accademico poi. Ad Amsterdam egli frequenta i corsi per l'ammissione alla facoltà di teologia. Non verrà ammesso. Questi aneddoti non sono mere curiosità, ma risultano essenziali per comprendere l'animo dell'artista. La pittura per Van Gogh, infatti, sarà uno sfogo, una libera confessione, un tentativo di vita e di allacciare rapporti umani, una forma di comunicazione che è propria dell'autismo, un sentire che è quello dello straniero, dell'esiliato, un disperato bisogno di amore e di comprensione e metaforicamente la figura del Cristo pittore che cerca invano il suo posto nel mondo. Nell'ottobre del 1880, a 27 anni, Van Gogh si reca a Bruxelles e si iscrive all'Accademia di Belle Arti. Qui conosce il pittore Anton van Rappard, che diviene la sua guida. L'altra donna importante nella sua vita sarà la cugina, Kivos Stricker, rimasta vedova da poco tempo. Van Gogh chiede la mano della donna davanti ai genitori di lei, in modo originale, plateale e rischioso. Avvicina le sue dita ad una candela in segno di giuramento. La donna però non ha ancora dimenticato il suo passato e rifiuta la proposta. Van Gogh, esattamente come Vermeer, vorrebbe avere una famiglia e dei figli. Non ci riuscirà mai. Nel 1881 i contrasti, ormai insanabili, col padre, severo e conservatore, lo porteranno ad abbandonare la casa dei genitori. Vincent Van Gogh torna all'Aia. Il fratello Theo, che avrà un ruolo fondamentale nella sua vita e nella produzione artistica, gli fa avere tutto ciò di cui ha bisogno. All'Aia incontra Sien, pseudonimo di Clasina Maria Hornick. La donna fa la prostituta, è alcolizzata e una bambina di 5 anni. Van Gogh vive per un certo periodo con lei, che gli fa anche da modella. Dissuaso dal fratello Theo e dagli altri familiari, rinuncia a sposarla. Il demone che lo consuma e lo divora da dentro lo porterà ad allontanarsi da tutto e da tutti, al punto da realizzare che la convivenza con una famiglia
non fosse conciliabile con la sua futura evoluzione artistica. In una lettera al fratello Van Gogh scrisse, aperte virgolette, «Col mio temperamento, il matrimonio e il lavoro sono due cose che non possono assolutamente andare d'accordo, e date le circostanze, sarà bene accontentarsi di fare dei quadri». Chiuse virgolette. La pittura come sfogo ed evasione dalla realtà, il tutto attraverso l'allegoria religiosa. I disegni e gli studi sono la semina e il lavoro finale rappresenta il raccolto. L'uomo è solo al mondo, come un messia incompreso, senza casa e senza famiglia. Ma a Vincent resta Theo, che lo sostiene, umanamente ed economicamente, non mancando mai di fargli sentire il suo appoggio. Con l'amato fratello intratterrà una lunga corrispondenza, che oggi conta oltre 600 lettere. Van Gogh, che fu anche abile e incisivo ritrattista, aprì le porte all'espressionismo tedesco ed ebbe il merito e il coraggio di mettersi a nudo, di ritrarre tutta la disperazione, le lacerazioni e le ferite insanabili dell'animo. Nella lettera alla madre, numero 612, l'artista scrisse, aperte virgolette, «Vedrai nel mio autoritratto che, pur avendo vissuto a Parigi, Londra, in altre grandi città per tanti anni, continuo sempre ad avere l'aspetto di un contadino di Zundert, e a volte mi sembra di sentire e pensare anche come loro, solo che i contadini sono più utili all'umanità. Solo quando hanno tutto il resto, agli uomini viene il desiderio di quadri e libri. A mio modo di vedere, mi considero di certo inferiore ai contadini». Chiuse virgolette. Una straordinaria sensibilità, quindi, e l'umiltà che è tipica dei più grandi. Nel significativo autoritratto, Van Gogh non esita a dipingersi imbruttito, stanco, allucinato, dai tratti severi e dai contorni netti, in uno sfondo astratto, mistico, inquieto, desolato. Un forte senso di angoscia domina la composizione, che sarà lo stesso che dominerà i giardini recintati e i futuri campi attraversati dai corvi. Tristezza, solitudine, disperazione. Prendiamo in considerazione Sorrow, uno dei primi disegni maggiormente apprezzati e noti. Nella corrispondenza col fratello Theo, Vincent van Gogh enuncia e proclama già quali saranno i dogmi e i dettami della sua arte. Scrive Van Gogh, aperte virgolette, «Voglio che tu capisca bene la mia concezione dell'arte. Bisogna lavorare a lungo e duramente per afferrarne l'essenza. Quello a cui miro è maledettamente difficile. Eppure, non penso di mirare troppo in alto. Voglio fare dei disegni che vadano al cuore della gente, e Sorrow non è che un inizio. Sia nella figura che nel paesaggio vorrei esprimere non una malinconia sentimentale, ma il dolore vero. In breve, voglio fare tali progressi che la gente possa dire delle mie opere, sente profondamente, sente con tenerezza, malgrado la mia cosiddetta rozzezza, e forse perfino a causa di essa. Sembra pretenzioso parlare oggi in questo modo, ma è questo il motivo per cui voglio spingermi innanzi con tutte le mie forze. Cosa sono io agli occhi della gran parte della gente? Una nullità, un uomo eccentrico sgradevole, qualcuno che non ha posizione sociale, né potrà averne mai una, in breve l'infimo degli infimi. Ebbene, anche se ciò fosse vero, vorrei sempre che le mie opere mostrassero cosa c'è nel cuore di questo eccentrico, di questo nessuno. Chiuse virgolette. Il realismo contadino di Millet e il romanticismo di Delacroix vengono interiorizzati in una nuova forma. Il colore non viene stimolato soltanto dalla vista, ma anche da tutti gli altri sensi, anche quelli ulteriori. Esiste inoltre una forte correlazione con la musica. Non a caso, a Nuenen, Van Gogh prende lezioni di pianoforte e ascolta le composizioni di Wagner. La fede, la grande spiritualità, è sempre sullo sfondo. Scrive Van Gogh al fratello Theo, aperte virgolette, «Ora, io credo che quanto vi è di buono e di bello, di beltà interiore e morale, spirituale e sublime negli uomini e nelle loro opere, tutto ciò venga da Dio». Cerchiamo di capire la parola definitiva contenuta nei capolavori dei grandi artisti, dei grandi maestri, e troveremo Dio. Chiuse virgolette.
A Parigi Van Gogh approccia il divisionismo e considera attentamente la luce, pur restando tuttavia lontano dagli impressionisti. Il colore e la materia plastica resteranno primari. È nella grande città d'arte che avverrà la rivoluzione artistica che porterà i successivi capolavori. Nell'autoritratto con stampa giapponese, l'artista si sgancia dalla realtà, soffermandosi su contrasti e analogie cromatiche. Le modulazioni di Paul Cézanne non cercano più di scavare nel solco di una realtà oggettiva, nascono dalle viscere, e questo spiega l'armonizzazione della barba col vestito e con la parete. Van Gogh aveva intuito che seguendo il sentiero tracciato da Monet sullo studio ottico di luce e colore, basato principalmente sulla percezione visiva, avrebbe corso il rischio di smarrire la componente più umana e passionale della sua arte. Egli, al contrario, stende ampie campiture di colore puro, evita di mescolare i colori come gli impressionisti e rinuncia a sviluppare il chiaroscuro. Sceglie anche il forte contrasto del bianco col nero. L'influenza di Paul Gauguin è determinante, così come quella delle stampe giapponesi, ammirate e collezionate a Parigi. Semplificazione, effetto diretto, immediato, travolgente e violento. Era questo il suo principale obiettivo: far breccia nel cuore del pubblico, scavare fino all'essenza. Van Gogh, che è pittore, musicista, poeta e filosofo allo stesso tempo, al punto da arrivare a scrivere che le pennellate si susseguono con una progressione e una coerenza simili a quelle delle parole in un discorso o in una lettera. Allo stesso modo di uno scrittore o di un musicista, le pennellate spesse, la consistenza plastica del colore, servono a creare pathos, ad enfatizzare la sua sinfonia su tela, che è una perfetta sintesi tra simbolismo ed espressività, realizzata attraverso l'inconfondibile impasto denso di colore. Van Gogh, che è forza istintiva incontrollata, meno calcolatore di Gauguin, meno schematico e ragionato di Cézanne. Lo stesso pittore olandese sottolineerà questa diversità di fondo in una lettera scritta al collega Emile Bernard. Scrive Van Gogh, aperte virgolette, «Se vedessi le mie tele, cosa ne diresti? Non ci troveresti il colpo di pennello quasi timido e coscienzioso di Cézanne?» Chiuse virgolette. Una pittura fortemente personale, unica, irripetibile, una via diversa da quella perseguita da Cézanne e Gauguin, maggiormente interessati al genere, all'astrazione, alla ricerca di un nuovo tipo di realtà ideale e oggettiva. Da Cézanne nasceranno spunti interessanti per suddivisioni, frammentazioni e modulazioni di forma e colore, che porteranno al cubismo. Con Gauguin, invece, la strada è quella del primitivismo, della riduzione del particolare al generale, e questo spiega perché gli indigeni di Tahiti, sia uomini che donne, finiscono per assomigliarsi tutti, sia fisicamente che psicologicamente. A Parigi, Van Gogh non si interessa di monumenti e palazzi, prende le distanze da quella società che lo aveva rifiutato e rinnegato. Il suo animo è ancora una volta attratto dalla quiete e dalla bellezza paesaggistica della campagna. Le campiture di Gauguin incontrano il divisionismo. L'ordine logico-razionale di Cézanne cede il passo alle naturali deformazioni dell'animo. I campi di grano sono gli assoluti indiscussi protagonisti della composizione. Il mulino a vento in alto, in lontananza, tracci il confine tra la terra e il cielo. Il quadro è uno dei più luminosi e interessanti del periodo. Van Gogh scrive che il grano possiede tutti i toni dell'oro antico, rame, oro verde, oro rosso, oro giallo, bronzo, giallo e verde rosso. Il giallo è il colore del sole, del grano, della vita, un bagliore che è tonalità caratteristica dell'estate, del sud della Francia, delicate sinestesie e una profonda e toccante comunione spirituale con la vita rurale. La luce non arriva mai dall'esterno, smorzando e sfumando i colori, ma parte da dentro, da un moto interiore dell'animo. Gli elementi brillano di luce propria, con due risultati. Viene amplificata la forza cromatica della visione e la pasta crea volumi, restituendo una particolare sensazione di tridimensionalità.
Van Gogh evade dalla realtà fisica empiricamente osservabile. La sua espressione artistica è maggiormente concentrata su contrasti e analogie cromatiche. Le staccionate sembrano prendere vita e confondersi con la vegetazione. Nel periodo successivo, Van Gogh matura l'idea di voler realizzare una comunità di artisti sul modello orientale. Trasferendosi nel sud della Francia, potrà cercare di realizzare il suo sogno. Scrive Van Gogh nella lettera B18 a Émile Bernard, aperte virgolette, «Già da tempo sono stato colpito dal fatto che gli artisti giapponesi praticano spesso degli scambi. Ciò prova che essi si apprezzano e tengono molto l'uno all'altro, e che fra essi regna una certa armonia, e che vivono proprio in una specie di confraternita, non in mezzo agli intrighi. Più cercheremo di assomigliare a loro e meglio ci troveremo. Pare che i giapponesi guadagnassero molto poco e che vivessero come semplici operai». Chiuse virgolette. Una comunità di pittori con a capo l'artista da lui più apprezzato, ovvero Paul Gauguin, una guida carismatica. Così scrive Van Gogh al fratello Theo, aperte virgolette. «Penso che sia la cosa giusta da fare se ora mi dedico interamente al disegno. Così potrò avere una scorta di tele e colore di riserva per quando verrà Gauguin», chiuse virgolette. Van Gogh, quindi, dedica a Gauguin un autoritratto e risparmia su tele e colori ad olio in attesa del suo arrivo. Gauguin raggiunge Van Gogh principalmente per il proprio tornaconto personale e per i rapporti economici intrattenuti con Theo, mercante d'arte. Una convivenza nata da un equivoco, due caratteri forti e difficilmente conciliabili, e il tutto sfocerà nella tragedia dell'abbandono di Gauguin e del conseguente taglio dell'orecchio da parte di Van Gogh. In questa sede è importante sottolineare il pensiero artistico di Gauguin sul collega. Scrive Paul Gauguin, aperte virgolette, «Lui è un romantico, ed io sono più vicino ai primitivi. Per quanto riguarda i colori, cerca la casualità del pastoso, come Monticelli, mentre io, per parte mia, detesto ogni pasticcio tecnico», chiuse virgolette. Gauguin, in sostanza, mal sopportava l'impasto denso e corposo caratteristico in Van Gogh, un parere legittimo di un artista più vicino al mondo classico. Non a caso, i maestri ispiratori di Van Gogh non furono certo Raffaello e Ingres, bensì Delacroix e soprattutto Millet, senza dimenticare Monticelli, praticamente sconosciuto al pubblico di massa. Autori tutti snobbati da Paul Gauguin. Altro aspetto interessante e importante da evidenziare in Stelle nel firmamento è l'amore sconfinato e incondizionato del pubblico per Van Gogh. Perché la sua storia commuove più di quella di Paul Gauguin? Il motivo principale è da ricercare innanzitutto nella sua profonda umanità ed empatia. Gauguin è una persona diversa, più cinica e materialista, che non esita ad abbandonare la moglie e la famiglia per realizzare il suo sogno artistico a Tahiti. Qui trasmetterà anche diverse malattie venere all'indigene. La solitudine di Gauguin appare più come scelta deliberata e consapevole, e la tragedia un qualcosa di cercato e voluto per innalzare l'uomo. La solitudine di Van Gogh, viceversa, è intimamente connessa col suo essere, col risultato che sia l'uomo che il pittore si ritrovano ad essere percepiti come più puri e veri. L'anima brandelli, il mondo interiore. L'emozione e l'espressività erano questi gli aspetti che maggiormente interessavano a Van Gogh e quelli che ricercava nelle opere dei maestri del passato, come Giotto, Leonardo e Rembrandt. La figura chiave nella vicenda artistica di Vincent Van Gogh è quella del fratello, Theo Van Gogh. Un profondo e sincero legame d'amore fraterno. La partenza del pittore per Parigi causò malinconia e preoccupazione a Theo, che scrisse così alla sorella, aperte virgolette, «Quando arrivò qui, 2 anni fa, non avrei mai pensato che si sarebbe creato fra noi un legame così stretto. Ora che sono di nuovo solo, avverto con tanta maggior chiarezza il vuoto nella mia casa. Non è semplice sostituire un uomo come Vincent. Ha conoscenze enormi e una concezione assai chiara del mondo. Sono convinto che, se gli resta ancora qualche anno, riuscirà a farsi un nome. Appartiene alla stirpe dei pionieri di idee, che nella routine del quotidiano si smarriscono e perdono la loro brillantezza. E poi, ha un buon cuore
e cerca costantemente di fare qualcosa per gli altri. Tanto peggio per tutti coloro che non vogliono conoscerlo o capirlo. Chiuse virgolette. Parole estremamente significative, capaci di cogliere nel segno. Teo evidenzia in particolare due aspetti. Il primo è quello della genialità del fratello, che viene definito come un pioniere, un innovatore, che però si perde nella quotidianità. Vincent van Gogh non è fatto per regole e schemi. La sua arte si pone fuori dal mondo accademico. Il secondo aspetto è quello del buon cuore, della generosità d'animo. Vincent van Gogh è un animo nobile e puro e per questo motivo riesce ad arrivare dritto al cuore del pubblico e la sua stella a brillare luminosa nel firmamento. Per comprendere meglio il senso di questo profondo legame e la presenza di Theo nello speciale, occorre segnalare le parole scritte da Vincent van Gogh nella celebre lettera 652, quella mai spedita al fratello Theo, che venne ritrovata nella giacca del pittore morto. Scrisse van Gogh, aperte virgolette, «Eppure, mio caro fratello, c'è questo che ti ho sempre detto e che ti ripeto ancora una volta, con tutta la serietà che può provenire da un pensiero costantemente teso a cercare di fare il meglio possibile. Ti dico ancora una volta, per me tu non sei stato soltanto un semplice mercante di Corot. Tu, per mezzo mio, hai partecipato alla produzione stessa di alcuni quadri che, pur nel fallimento totale, mantengono la loro serenità». Chiuse virgolette. Un contributo materiale, ma anche e soprattutto umano e spirituale all'intera produzione artistica. Un grande merito che lo stesso Vincent van Gogh non può che riconoscere al fratello. La sera del 27 luglio del 1890, nei campi di Auvers-sur-Oise, Vincent van Gogh, perseguitato dal suo demone, si spara al centro del petto. Gravemente ferito, torna alla sua stanza. Il dottor Gachet informa Theo dell'accaduto tramite una lettera. Questi, da Parigi, si precipita dall'amato fratello, che si spegnerà tra le sue braccia la mattina del 29 luglio. Nel mese di agosto, dopo aver realizzato un'importante retrospettiva delle opere del fratello con la collaborazione di Émile Bernard, Theo van Gogh scrisse così alla sorella, aperte virgolette, «Dicono che sta bene, che è in pace. Io non riesco a farlo. Per me è una delle cose più terribili al mondo. Per me appartiene a quei martiri che muoiono sorridendo». Chiuse virgolette. La morte del fratello distrusse Theo mentalmente e fisicamente. Le sue condizioni di salute peggiorano e viene ricoverato in ospedale in Olanda. Ma il dolore è troppo grande e insopportabile. Theo si lascia andare e muore il 25 gennaio del 1891 a Utrecht, raggiungendo così Vincent. Sì, raggiungendo, perché accanto alla stella impazzita, luminosa e commovente di Vincent brilla quella di Theo. In tutta la vita e la pittura di Van Gogh c'è un disperato bisogno di amare e di essere amati, e Vincent ha potuto avere l'amore vero, sincero e disinteressato del fratello. Prima delle conclusioni, prendiamo in considerazione il pensiero critico di Giulio Carlo Argan, secondo il quale, se la pittura di Paul Cézanne è alla radice del cubismo, come proposta di una nuova struttura percettiva, la pittura di Van Gogh è alla radice dell'espressionismo, come proposta di un'arte azione. Angoscia e pace, bellezza abbagliante e vivo tormento, un ossimoro che prende forma attraverso struggenti pennellate. Con Van Gogh assistiamo al pieno superamento dell'impressionismo, coloristico e concettuale. I mezzi espressivi, le pennellate vorticose e l'impasto denso e plastico non cercano più di rappresentare la realtà oggettiva del mondo fisico, né di ricostruire l'astrazione. Vi riporto quindi il raffinato pensiero di Argan esposto nell'arte moderna. Aperte virgolette. Con Van Gogh comincia il dramma dell'artista che si sente escluso da una società che non utilizza il suo lavoro e ne fa un disadatto, candidato alla follia e al suicidio. Non soltanto l'artista, una società pragmatistica che assegna al lavoro il solo fine del profitto non può che respingere chi, pensoso della condizione e del destino dell'umanità, smaschera la sua cattiva coscienza. Il posto di Van Gogh è accanto a Kierkegaard e Dostoevsky. Come costoro si interroga, pieno d'angoscia,
sul significato dell'esistenza, del proprio essere nel mondo. E naturalmente si pone dalla parte dei diseredati, delle vittime, i lavoratori sfruttati, i contadini a cui l'industria, con la terra ed il pane, toglie il sentimento dell'eticità e della religiosità del lavoro. Non è pittore per vocazione, ma per disperazione. Aveva tentato di inserirsi nell'ordine sociale ed era stato respinto. Si era dato all'apostolato religioso, facendosi pastore e missionario tra i minatori del Borinage, ma la chiesa ufficiale, solidale con i padroni, l'aveva espulso. A 30 anni si rivolta, la sua rivolta è la pittura, la pagherà con il manicomio e il suicidio. Vincent van Gogh, e in ciò risiede la distanza da altri maestri come Cézanne e Monet, traspone su tela la propria realtà interiore e lo fa in maniera naturale e distintiva, attraverso simboli direttamente riconducibili alla composizione. Il risultato è quello di un'energia pura e violenta che si sprigiona incontrollata dalle viscere. Non esistono eredi diretti in senso assoluto, ma Van Gogh ha esercitato notevole influenza sull'espressionismo tedesco, con particolare riferimento al ruolo simbolico del colore e al fauvisme francese. Come in una macchina del tempo, possiamo tornare ai quadri visti nel video precedente con maggiore consapevolezza, attraverso le parole del loro stesso autore. Scrive Van Gogh, aperte virgolette, imparare a soffrire senza lamentarsi, imparare a considerare il dolore senza ripugnanza, è in questo che si rischia la vertigine, e ciò nonostante potrebbe darsi che si intraveda anche una lieve possibilità, che sull'altra sponda della vita ci si accorga delle buone ragioni d'essere del dolore, visto che qui esso occupa l'orizzonte in modo tale da assumere le proporzioni di un diluvio esasperante. Di queste proporzioni noi sappiamo molto poco, ed è meglio guardare un campo di grano, anche sotto forma di quadro. Soffermandoci sulla specifica simbologia del dipinto in esame, possiamo constatare che il campo di grano è tutto ciò che sappiamo della vita. Il recinto è il limite invalicabile rappresentato dalla morte fisica. Il cielo, sovrastato dai colori terrosi di un'alba incerta, ci proietta in una dimensione mistica sovrannaturale. Non è casuale la suddivisione dello spazio. Le diagonali principali portano a due punti: la quiete dell'abitazione a destra coi cipressi e il ricordo dei monti con un accenno di puntinismo, opposta alla tensione nervosa del bosco sulla sinistra, che anticiperà le tele realizzate ad Auvers-sur-Oise. Riportiamo un pensiero molto significativo di Van Gogh, aperte virgolette, con un quadro vorrei esprimere qualcosa di commovente, come una musica, vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno, di cui una volta era simbolo l'aureola, Giungiamo così alla conclusione di questo speciale. La pittura di Vincent van Gogh è tra le più commoventi e straordinarie nella storia dell'arte. Idee, estro, vita, profonda solitudine e inquietudine interiore, lacerazione, conflitto, speranza, trionfo, emozione pura. Nelle sue lettere e nelle sue tele è riversato interamente il suo spirito. Ogni pennellata racconta di lui, della sua storia, dei suoi stati d'animo. E questo è il motivo del solido legame col pubblico ed il perché la sua stella continuerà a brillare.